Mi ritrovo molto nell'esigenza di confrontarci e fare degli accordi su tutti questi temi. Annuivo anche perché nella parte centrale della riflessione di Cinzia mi ha fatto venire in mente che c'è un tema che, devo essere sincero, mi ha colpito rispetto a tante altre integrazioni. Come sapete, noi abbiamo realizzato 6 fusioni in 4 anni. E devo essere sincero, va rivolto un plauso un po' a tutti, perché quei ragionamenti che spesso si sentono, io sono ex della cassa di risparmio, io sono ex della, sono così sfumati che sembrano quasi veramente un lontano ricordo. È giusto il senso di appartenenza, perché la storia di ciascuno va preservata e valorizzata, spesso, soprattutto quando ci sono state delle situazioni di tensione anche finanziaria del gruppo cui si faceva parte, però vedo una sincera volontà di costruire assieme un patrimonio normativo nel quale ritrovarsi subito tutti guardando al futuro. Quindi, insomma, legando questa fase di transizione, e lo ricordo perché ad esempio anche nel recente percorso che è stato fatto, qui in sala ho visto Vincenzo Saporito, noi abbiamo già il fondo di previdenza complementare unitario, ed è unico, e quindi anche in questo senso credo che ci siano poi degli esempi molto concreti, ed è per questo che mi vedevate annuire, proprio perché anche qui la direzione mi sembra chiara, poi nel percorso evidentemente ci saranno delle dinamiche negoziali. Scusa che ti interrompo. Allora, premesso che Vincenzo Saporito sul tema welfare, pensioni e molto altro ancora è in assoluto il più bravo che c'è in Italia, in assoluto, ed è uno che si presta veramente 7 giorni su 7 all'organizzazione, alle mail che arrivano dai semplici iscritti. Quindi, permesso, all'averci dato, ti ringrazio. Vincenzo Saporito ci fa onore. Quello che volevo rappresentarti, che non c'entra niente con la gestione Maglioli, con il quale personalmente, ma tutti noi, abbiamo un ottimo rapporto, perché si è sempre comportato in maniera molto lineare e corretta. Poi su alcune cose possiamo essere d'accordo, su altre no, e lo aspettiamo con grande entusiasmo il giorno, penso domani verrà qui. Quello che, Luca, vorrei che tu prendessi atto, e te lo dico oggi al Congresso Nazionale, che la musica all'interno, sindacale, all'interno del gruppo che tu rappresenti qua, è profondamente cambiata. Perché uno, non siamo mai andati al rimorchio di nessuno. Due, stiamo organizzando una fabbia all'interno di Cari Parma, che passa attraverso la coordinatrice, che passa attraverso Simona, che passa attraverso Luca Giannella, che passa attraverso tante altre persone qui presenti, con la visione non di uno qualsiasi, di Mattia Pari, che mi auguro il congresso eleggerà segretario generale aggiunto dell'organizzazione. Ma questo significa che anche da parte tua e da parte vostra, perché lasciatevi passare il francesismo, io e te ci siamo scazzati telefonicamente più volte, il fatto di dover, cioè la storia che prima si fa un accordo con un'organizzazione, così lo diciamo a tutti, e poi si sentono gli altri, è finita. E se si dovesse in qualche modo capitare un'altra volta una situazione in cui mi viene riferito, lo dico per rispetto che ho per la persona, e te lo dico perché poi lo faccio, tu lo sai che lo faccio, che nonostante i cambiamenti sindacali in atto all'interno del gruppo, non parlo solo di l'ex Cariche Parma, quindi mi riferisco anche a tutte le altre banche del gruppo, ecco,
nonostante noi abbiamo cambiato persone, persone se ne sono andate in pensione, persone hanno, giovani sono subentrati, abbiamo persone veramente valide, ecco, a quel punto, siccome stiamo, come tu sai, crescendo molto a livello sindacale, anche se la distanza che ci divide fra un'altra organizzazione sindacale ancora ampia, non pensate, perché Maioli è troppo intelligente per fare ragionamento del genere, neanche lo pensa, non vi prego che non vi passi mai in mente di metterci il bastone fra le ruote, perché se no andiamo giù pesanti. Perché sta gente, come si dice in gergo, non è che stiamo qui a gonfiare biciclette, non è che fanno il giro di tutte le filiali tutti i giorni, perché io ci sto in contatto tutti i giorni con loro, perché voglio capire e voglio dare una spinta a loro perché l'organizzazione all'interno del vostro gruppo cresca. Ecco, i rapporti con l'amministratore delegato sono ottimi sotto ogni punto di vista, lo dirò pure a lui domani. Quindi, pietra tombale sul passato, ma anche pietra tombale, ti prego, sul fatto di mettersi d'accordo con Tizio e poi passare a Caio il risultato dell'accordo, perché con noi questo sistema non paga. E te lo dico chiaramente, prima che possa poi ripetersi qualcosa di spiacevole che non vorrei che si verificasse. Vuole aggiungere qualcosa? Direi che questa è... Neghi che ci sia stata una cosa del genere. No, ma... Che, diciamo...